Siamo in compagnia di Leonardo Castellucci, editore del Cinque Sensi, casa editrice specializzata sull'arte, arte intesa non solo come cataloghi, ma arte intesa anche proprio come libri legati al patrimonio culturale, sia arte in senso stretto, sia mondo del cibo e varie. Ci interessa questo nuovo libro, Vale un viaggio, è arrivato al terzo volume, la terza tappa di un viaggio in un'Italia un po' insolita. Come nasce questa idea? Dunque, l'idea nasce nel 2015, propostaci dalla giornalista critica d'arte del Corriere della Sera, amica Beba Marzano, quella di convogliare in un primo volume, uscito nel 2016, 100 luoghi, 101 luoghi di un'Italia meno conosciuta, un'Italia di dettaglio artistico importante, ma fuori dalle rotte del turismo più conosciuto e anche un po' più di massa, diciamo. Quindi un libro di oltre 400 pagine, di 700 immagini, che racconta e illustra un'Italia di grande valore artistico, ma che in qualche modo, più che da riscoprire, è tuttora da scoprire per la gran parte delle persone. In questo volume appare anche il luogo dove ci troviamo adesso, il Museo Marino Marini, nel cuore di Firenze. Perché questa scelta? Beh, è una scelta voluta dall'autrice, perché effettivamente Firenze, che è la meravigliosa, tra l'altro la mia città, la meravigliosa città che conosciamo, ricca di tutto, Uffizi, ha sul piano dell'arte contemporanea, o comunque dell'arte più recente, l'arte del Novecento, ha apparentemente, sembra non avere grandi testimonianze. Invece il Museo Marini, allestito ormai 30 anni fa nella antichissima chiesa di San Pancrazio, raccoglie l'opera di uno dei più grandi scultori del Novecento, Marino Marini, che qui c'è la sua opera, un'opera che poi è stata completata con un altro grande museo a Pistoia, dove lui nacque all'inizio del Novecento. Tra l'altro, museo che è anche spazio espositivo per mostre importanti di livello internazionale. E che custodisce anche una parte della storia di Firenze importante, sì, all'interno. Sì, sì, certo, la storia di Firenze importante è, credo che tutti voglia riferire alla chiesa di San Pancrazio. La chiesa di San Pancrazio, che già era presente in Firenze nel, mi pare, IX secolo avanti Cristo, dopo Cristo, scusate, che poi rifondata, e quindi è una stratificazione. L'attuale chiesa è poi un insieme di stili, ma insomma, comunque l'attuale chiesa risale al tardo 400, con interventi poi addirittura ottocenteschi. Comunque Firenze, come le città d'Italia, sono uno scrigno. Questo volume non è una guida, ma piuttosto un suggerimento, accanto ai monumenti da riscoprire, ad affreschi particolari, luoghi nascosti, anche un suggerimento dove mangiare, dove dormire, o a volte qualcosa da vedere nelle vicinanze, come in questo caso. Sì, alla fine sono 101 luoghi, che arte, architettura dei giardini, archeologia, di tutto un po', scelti da Beba Marzano con grande oculatezza, proprio perché lei, come si faceva un tempo, va a scoprire i luoghi di persona e fa una scelta oculata, consapevole, perché è una ottima giornalista d'arte, critica d'arte, e allora diventa, il problema non è più andiamo in un borgo, andiamo a vedere una grande città, ciò che ci dipende in una grande città, ma andiamo a vedere
un dettaglio importante meno conosciuto. In questo dettaglio, il Museo Marini, noi poi consigliamo il Museo Marini come gli altri 100 luoghi che noi in tutta Italia indichiamo, e Beva racconta, indichiamo una volta un ristorante di squisita qualità, una volta un artigiano di ottimo mestiere, insomma tanti piccoli luoghi che in qualche modo costellano e arricchiscono in qualche modo questo viaggio esclusivo. Quindi in qualche modo anche una maniera per aprirsi a un turismo diverso, un turismo sì, più culturale, fuori dalle solite rotte. Sì. Vale un viaggio, 5 Sensi Editore, a cura di Beva Marsano, in libreria e anche sulle librerie online. 101 luoghi, 101 opere.